primavera. Potremmo provare a ricominciare, ma proprio da capo. Ciao, come ti chiami? Dove vivi? Cancellare gli errori, le incomprensioni, come una seconda primavera, i fiori, l'erba verde, i boccioli nuovi, fare mamma non mamma con le margherite. Una primavera che aspetta e sogna l'arrivo dell'estate, che dell'inverno non si preoccupa. Una primavera un po' ingenua e un po' bambina, senza calcoli, senza secondi fini o scommesse. Pensiamo all'oggi, restiamo nel presente. Ci proviamo ad essere primavera, tu ed io.